Il presidente napoletano ha inviato un messaggio alla vedova Welby per parlare del caso in sé, per chiedere al Parlamento una norma condivisa da tutti per affrontare sofferenze come queste. Il servizio è di Daniela Vergara. Un filo speciale ha legato il presidente napoletano Welby, un filo che non si è spezzato nemmeno oggi. Il capo dello Stato, scrivendo alla signora Welby, ha detto: ora il Parlamento deve discutere, deve arrivare a conclusioni ponderate e condivise. Un filo fatto di solidarietà, emozione e voglia di ascoltare. Welby si rivolse a lui alla fine di settembre. Il mio grido non è di disperazione, disse, ma pieno di speranza umana e civile per questo nostro paese. Napolitano gli rispose: la sua vicenda mi tocca come presidente, come uomo. E ancora, la riflessione deve esserci: il solo atteggiamento ingiustificato sarebbe il silenzio, la sospensione, l'elusione di ogni responsabile chiarimento. Ma la soluzione condivisa della quale parlava il presidente non c'è stata. Ora la lettera alla signora Mina. Le sono vicino, la sua odissea è purtroppo continuata nelle difficoltà di soluzioni appropriate e tempestive. L'appello di Pier Giorgio ha fatto emergere l'esigenza di riflettere in profondità su questioni eticamente sensibili che interrogano la coscienza e la responsabilità collettiva e individuale. Il dibattito, ha concluso Napolitano, è in effetti ormai aperto. Ora decide il Parlamento. Ancora cronaca.